Dopo il successo con libri e fiction TV arriva anche il debutto da autore di teatro per Maurizio De Giovanni al Diana di Napoli con Ingresso Indipendente. Cecilia Donadio. Serena Autieri e Tosca d'Aquino, due prime donne per il debutto nella commedia del Re del Giallo Nostrano. Mi diverto moltissimo a scrivere anche in senso leggero e poi è facilissimo per gente come Serena e Tosca, che sono talmente brave e in grado di fare veramente qualsiasi ruolo, che stavolta ci siamo divertiti tutti insieme. Maurizio De Giovanni, papà del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzo Falcone, è l'autore di Ingresso Indipendente, due atti per il teatro prodotto dal Diana, dove resterà in scena fino al 21 maggio. Valeria è un personaggio molto divertente, una ragazza molto austera, religiosa, avrà sicuramente degli scheletri nell'armadio, avrà dei rovesci di immagine. Io sono Rosalba, sono una ragazza che ha vissuto una vita abbastanza complicata. Lei è una che ha studiato, che si è diplomata logopedista, ma che ha scelto la strada di farsi mantenere da un uomo molto più grande di lei, un uomo più maturo con cui lei si è sentita protetta. L'anteprima a favore dei progetti della Fondazione Pro, prevenzione e ricerca in oncologia, del professore Vincenzo Mirone. Siamo qui perché vogliamo provare a vedere se con l'aiuto delle compagne, di questi uomini che non si vogliono far visitare, riusciamo a fare qualche passo avanti nella prevenzione del cancro alla prostata.